partita. Allora vediamo la formazione dell'Inter. Ciao Gianluca, ancora non ha parlato Rossi, sono stato un po' così. Per forza, non ci bisogna fare questa roba. Permettetemi. Io voglio dirvi questo. Il Sassuolo oggi ha strapazzato il Bologna. Voi battete intanto il Cagliari e poi vedete, non Fabio, si sa mai nella vita. Certo che se partite già così. Ecco, come provava a dirti anche Biasino, noi abbiamo fatto 3-4 giorni di bella festa, Ho capito, perché portar via due coppe alle cime di Lavaredo, sì, qua, ho capito, però dammi velocemente la formazione, dai, che iniziate a partire. Una pizza la conferma con Dzeko e Dzeko, svegliati. Infatti Dumfries di nuovo fuori, si vede che è un po' scaduto nella considerazione del tecnico. Però la seconda di fila che è stata fuori, ha giocato tutti i supplementari e mezz'ora del secondo tempo bene, tra l'altro, però di nuovo messo, perché secondo me lui pensa che in corso d'opera possa variare anche tatticamente la squadra. Per me ci sta, perché ha propensione offensiva. Però il Cagliari si gioca la vita, noi... anche voi in qualche modo, perché attacca da sinistra. Sì, attenzione, ancora Skriniar che difende un buon pallone, è un po' spinto, riesce comunque a metterlo lontano. Poi Barella. Pedro sotto, bravo Pavoletti, la palla, mamma mia, rimane lì. Ma rimane lì, allora anche Lico e Giannis. Mamma mia, un corso maracuto, tiro un dritto per dritto e quasi sorprende. E Endenovic, punizione per l'Inter, non tocca neanche la palla in questo caso, ed è punizione che viene battuta qui, posizione quindi interessante, possono arrivare i saltatori nerazzurri in area di rigore e questa è la situazione tattica che si crea, anzi un po' più indietro dir la verità, ecco qui, quindi basta soltanto un uomo in barriera, attenti. Inter sempre pericolosa sulle palle alte. Sempre, quasi. Vediamo adesso Çalhanoğlu pronto, si allontana Doveri. Çalhanoğlu non sbaglia un assist. Attenti, già 9. Attenti. Attenzione, tutto è pronto. Vediamo se c'è l'incontrata. Palla, gol! Vinciamo con onore. Ma chi ha che fatto gol? C'è fallo di mano. Scusate, è stato un macello. Allora, Skriniar fa gol. Cragno dice c'è stato un fallo di mano, quindi vediamo. E l'arbitro Doveri dice aspetta che tanto c'è il VAR. Da Skriniar, il quale Skriniar colpisce di testa, la palla viene respinta e poi sullo slancio Skriniar con il corpo ma anche con la mano fa finire la palla in gol. Però direttore, se non è rigore non è neanche... Faccio un esempio, se così non danno il rigore, così devono dare allora, il gol. Allora io credo che sia da annullare, le spiego perché. Si dice che basta un fallo di mano che provoca il gol, ovunque sia la mano, anche se involontario, il gol non è regolare. Per l'attaccante. Se l'ha toccato è da annullare. Ecco, non so se l'ha presa qua al limite. Secondo me ha preso un po' di corpo e un po' anche di mano, perché la palla finisce sul palo, gli rimbalza addosso e lui, anche se il braccio è nella figura, però tocca con il braccio, dice e non è gol. E non è gol. Ha annullato il gol. E non è gol. Con questo risultato, un minuto di raccoglimento per la signora Martinelli, perché temo che i prossimi due mesi saranno molto complicati. In che senso complicati? Col marito in casa che festeggia. Ah sì, che continua a festeggiare con due mesi di fila. Riparte intanto l'Inter dalla difesa, via. Pallone giocato ancora da Brozovic che lo porta avanti con calma, poi lo indirizza sulla fascia destra e ancora quindi si prova ad avanzare, attenzione, verso Perisic, traversone sul secondo palo, c'è il gol dell'Inter, ma ce lo annulla, arrivedere, colpo di testa e gol, rimane a terra un giocatore del Cagliari che lamenta fallo, ma mi pare che non ci sia niente di irregolare. Check over, lo faranno un check, ma se l'arbitro decide che non c'è niente, non credo, a meno di qualcosa di clamoroso, Doveri dice non ho problemi, come dire, a sentire se c'è stato fallo, ma mi sembra improbabile. Allora vediamo intanto, c'è una fuga sulla sinistra, un bellissimo cross, a meno che non sia uscita sulla traiettoria, allora, cross, ma non credo, no, il gol, il cross di Perisic, regolarissimo. Londa mondo, Brex, via! Perisic arriva qui, cross sul secondo palo, salta Darmian con forza, con veemenza, sì, ma senza commettere fallo, di testa incrocia, mette il pallone in porta, rimane a terra il giocatore, però ha tutte e due le braccia sulla... Lui gli mette l'avambraccio sulla nuca. Vicino al collo, sì. Mette l'avambraccio sulla nuca, come è diventato Milanista. Poi lo tiene giù, ma quando salti ci sta di... No, avete dei dubbi? Sinceramente l'avrei espulso Darmian. È da annullare secondo te?
Zaffolin. Ma secondo me se lo annulla ci sta, non è niente di scandaloso. Nulla di scandaloso. Allora, il rigore dall'altra parte come fanno nel basket. Allora, non sono più campioni d'Italia. Non sono più campioni d'Italia, l'aritmetica ti dà torto. Milan 83, Inter 81. Ancora un traversone, attenzione, Lautaro! Palo! E poi ancora Lautaro! E poi ancora ragazzi, ma che lavoro! Moralmente siete i campioni d'Italia, grazie, moralmente. Bravi, girano le palle ancora di più a Elita. Meno male. È una fortuna essere qua a vedere sta partita. Allora, vediamo se Lautaro riesce a liberarsi. Mamma mia, il toro! Che gol si è fatto il toro! Sì, però ragazzi, il Cagliari non c'è, Fabio. Allora, io sono molto sincero, il Cagliari, guarda che gli ha fatto fare tutto quello che vuole. Qui ci sarà un check, perché reclama che fallo di mano di Lautaro. Lautaro scatta. Forse è fuori gioco. Allora, è possibile che Lautaro sia scattato in fuori gioco. Poi vince di forza e senza fallo di mano. Si è spostato, il duello con il difensore Cagliari. Chi è il difensore centrato? Un passante. Ovviamente qui è una questione fuori gioco. Buono. È buono? È buono. In campionato, 24esimo totale per Lautaro. Credo che sia la sua miglior stagione. Sì, assolutamente. Quindi quando si dice vendiamo Lautaro, prendiamo Di Bala, pensateci questo, bene. È questo che volevo chiedere. Allora, praticamente Lautaro scatta poco oltre la metà campo, non so se si riesce a inquadrare. Comunque, sembrava in posizione leggermente, irregolare. Invece, evidentemente, la posizione era regolare. Scatta spalla a spalla con Altare, arriva qui in area di rigore, riesce ancora di forza a resistere a una specie di carica, di tentativo, e poi qui scarica un diagonale che passa penso in mezzo alle gambe di Cragno e finisce in gol. Cioè, il Cagliari è una roba che non esiste. Sì, però è stato bravo perché ha fintato. Noi così ha marcato De Vrij. Parliamoci chiaro. Assolutamente merito di Sassuolo. Parliamoci chiaro. Ma Cesare quel che dice. Ma buttalo giù. Attenzione direttore. Andiamo verso le vie centrali. Ancora sul laterale. Prova! Gol! Che gol! Reazione del Cagliari. Che gol! E Giannis, colpa di Radu. Allora, tirata da sinistra, vediamo anche qui che non una ci sia qualcosa fucilata, di regolare. Colpa di Radu. Arriva qui da questa distanza e scarica un diagonale molto violento, sì, ma qui Skriniar di testa devia la palla e la manda all'angolino, cioè sul tiro di Lico Giannis sicuramente Handanovic sarebbe arrivato, ma la deviazione veramente bizzarra, se volete, di Skriniar lo mette completamente fuori il gioco. Perché? Perché Skriniar decide di intervenire di testa per deviare un pallone di poco e fa lui il gol. Il Cagliari è in entusiasmo adesso. L'ha spiazzato. Il rilancio di Handanovic. Attenzione, pallone recuperato ancora dall'Inter. E parte in questo momento. Gol! E sono 3, 25! 25 gol di Lautaro! 25esimo gol di Lautaro! 25esimo gol! E bravo anche Correa, mi pare, che nello specifico. Festeggio con questo qua che va giù su dai carri, non capisce niente. Sì, lui dove capita, va. Allora, attenzione, gol di Lautaro, Londo Monoplex. Gagliardini ha una bella accelerazione qui, entra in area di rigore, vede che c'è Lautaro che accorre, palla qui per Lautaro, esce Cragno, Lautaro arriva, colpo sotto, scavetto, e palla che finisce in gol, ed è il gol del Lautaro. Esce, è il gol Leone, ragazzi! Lui non dovrebbe mai uscire. Entra il Leone per gli ultimi 5 minuti. Attenzione, il Cagliari adesso ci crede, limite dell'aria, puntata, non riesce lo spazio. Arriva Baselli! Mamma mia, di poco sopra la traversa! Ma che di poco? È andato sotto la traversa di 8 metri. Allora, intanto viene riproposto il 10 rigore. Deviazione. Come no?
Sì, di mano di Dumfries, ma la palla gli ma rimbalza. Ma ci crede? Ma un rimbalzo. Devo dire però che... Il direttore fa così. In effetti l'ha schiacciato. Fa così. Sarebbe venuto. Cioè, c'è un tiro. Cristiano e mi pare crede. Che... Ecco, infatti stanno facendo un check. Dai, rigore, perché sul rigore. Tiro Dumfries in area, al braccio un po' alto. Ma come mai non dare il rigore qua? Ma proprio questo gesto. Hai ragione, Luna. Si può dare. Allora, andiamo. Io mi porto in vacanza Ruiu per un mese. La offro se è finita. Io porto in vacanza Ruiu per un mese. A mie spese. Allora cerchiamo di capire subito. Mi associo. Intanto, cerchiamo di capire, per esempio, se il Sassuolo ha avuto dei giocatori ammoniti che diffidati che possono saltare l'ultima partita. Come si presenta il Sassuolo? Perché è evidente, senza nulla togliere alla partita fra Inter e Sampdoria, che voi, come dire, domenica sarete più attenti a quello che succede a Reggio Emilia. Sì, però bisogna anche vincere la partita. Sì, dottor Macri, però insomma, la Samp, quella roba lì. Ecco. Poi c'è San Paolo.